Ti manca l'avventura? Allora accompagnaci in Anime Selvagge, una nuova avventura targata Intale. Segui una storia avvincente, scritta e masterata da Matt, basata sul manuale di Savage World, in diretta sul canale Twitch di Intale, giovedì dalle 15. Accompagna i nostri giocatori in una narrazione originale e avvincente. E se ti perdi la live, non temere, potrai trovarla insieme a tutti i futuri contenuti del nostro canale Twitch sul nuovo canale YouTube Intale TV. Preparatevi, si parte all'avventura! Persino dall'esterno la locanda pareva un posto piacevole ad occhi abituati alle costruzioni degli uomini. Si affacciava sulla via e due ali si estendevano sul retro, parzialmente scavate nelle pendici del colle, di modo che le finestre del secondo piano fossero a livello col terreno. Un grande arco conduceva al cortile sito tra le due ali e, sotto all'arco sulla sinistra, si apriva un'ampia porta, in cima a qualche scalino. Dalla porta spalancata usciva un flusso di luce. All'arco era appesa una lanterna, sotto la quale oscillava un grande cartello. Vi era raffigurato un cavallino bianco che sergeva sulle zampe posteriori. Sull'architrave della porta si leggeva, dipinta in caratteri cubitali bianchi, la scritta seguente: «Il puledro impennato di Omorzo Cactaceo». A meno che voi non siate vissuti in un buco nella terra negli ultimi 17 anni, sapete che cosa abbiamo descritto. La locanda è sicuramente il posto più inflazionato per far cominciare un'avventura fantasy, e siamo d'accordo. Ma se ci fate caso, spesso luoghi molto simili in altre opere vengono presentati, come la cantina di Mos Eisley in Guerre Stellari o un saloon in una losca cittadina del Far West. Sono luoghi dove la gente si incontra, spesso attorno a del cibo o a delle birre, per parlare della propria vita, raccogliere delle taglie, ascoltare delle storie. Ed è proprio questo il motivo per cui le avventure spesso partono da qui. Luoghi che fungono da catalizzatori di personalità interessanti. Ma ve lo spiegheremo solo dopo la nostra amatissima sigla, dei Dungeon Master of the Universe! Cosa rende una locanda interessante? Di per sé, le mura e il bancone non sono utili ai giocatori, a meno che non sia un gioco di ruolo per architetti, ma lo diventa se ci sono persone al loro interno. È un villaggio che vive al suo esterno. Oggi parleremo di quello che è, per molti, il punto di inizio di molti racconti, la cittadina iniziale. Una buona parte dei giochi di ruolo oggi presenti sul mercato è ambientata nei mondi fantasy classici, quindi un medioevo o un rinascimento europeo, con una spruzzata di magia. Sostituite la magia con vapore e avete lo steampunk, sostituite la magia con i computer e avete il cyberpunk, più o meno. Sì, ecco, più o meno. Abbiamo parlato di una locanda. Essa è il centro di interesse dei giocatori, ma non il centro della città. In che senso, vi starete chiedendo? E la risposta è semplice. Nello strutturare il vostro mondo dovete sempre ricordare che un'ambientazione è interessante solo se non orbita intorno ai vostri giocatori, ma se ha qualcosa da raccontare al di fuori di essi. A rigor di logica, al centro della città dovrebbe esserci il primo edificio costruito. Potrebbe essere un municipio, se siamo in una città di frontiera del Far West, oppure il castello di un feudatario locale in un'ambientazione medievale, oppure un monumento ad una divinità, divenuta importante tappa di pellegrinaggio, intorno alla quale si è sviluppata la nostra cittadina. Poi tendenzialmente all'interno di questa località ci si aspetta un fabbro, un luogo di culto, una base per l'amministrazione locale, poi che so, un alchimista, un erborista, magari un negozio di cianfrusaglie magiche o la gilda dei cacciatori, ed in generale una serie di edifici coerenti con l'ambientazione, come le case dei cittadini per esempio. Questo mix fa parte delle conoscenze comuni che i giocatori hanno della città e che quindi è molto probabile che vi vengano chieste per indicazioni, per essere raggiunte o anche solo per informazione. Immaginatevi un mondo senza internet, senza videogiochi e negozi online. La cosa più divertente che un master poteva fare era creare un mondo. E così vennero create le ambientazioni più famose, da Forgotten Realms a Warhammer 40.000. Nulla vi impedisce di comprare queste ambientazioni e di trovarvi molte cose già fatte.
oppure come ha fatto Matt con Lux Astra, di inventarvi le vostre città, le vostre religioni, organizzazioni e leggi. Non vorrete essere da meno di Matt. Grazie Luca, il tuo supporto morale è sempre molto molto apprezzato, grazie. Costruire un mondo intero può essere faticoso, ma ogni aspetto di esso è solo un piccolo tassello di un puzzle. Esso può essere enorme oppure minuscolo, a vostra discrezione. L'importante è ricordare sempre che un puzzle è tale solo se tutti i pezzi si incastrano fra loro in maniera coerente ed armonica. La locanda è solo il primo tassello che, incastrandosi con tutti gli altri pezzi della cittadina, formano il centro del disegno, intorno al quale poi si sviluppa tutto il resto dell'opera. Oggi parleremo del villaggio, ma un domani parleremo della regione, la provincia, il regno, il continente, il cosmo. Vi illustreremo tutto il disegno. E poi volete mettere quanto possa essere gratificante sapere ogni piccolo singolo dettaglio della vostra cittadina? È diverso. Useremo la città di Fatumastra come esempio. Essa presenta circa 200 abitanti. Ha una locanda, gestita dall'avventuriero che ha ricevuto una freccia nel ginocchio, Antonicus, chiamata Fumo Aspro. Ha una chiesa, posizionata a nord, vicina alla voragine. Un alchimista, una banca, un orfanotrofio. Già solo piazzando i vostri giocatori in una città come questa, darete loro la sensazione di un mondo molto più vasto. Qualcosa che sia degno di essere giocato e vissuto e soprattutto interessante da esplorare. Ad esempio, io ho creato Fatumastra mentre ero sotto la doccia, osservando la condensa che si formava sul vetro. Il pensiero iniziale in tutto questo non fu cosa serve ai giocatori, ma, come dicevamo prima, cosa serve agli abitanti. Da cosa nasce la necessità di creare una cittadina proprio in quel punto? E che cosa ne è conseguito? Un elemento centrale di Fatumastra è, senza ombra di dubbio, la chiesa di Luxtos. Struttura quantomeno particolare dal momento che sorge proprio sulla voragine, ma non è intorno ad essa che si sviluppa la planimetria della città, bensì intorno al monumento dedicato ai caduti contro Malagrad, nella piazza della Fenice. Il perché di ciò è presto spiegato, ragazzi. Questo punto di osservazione divenne meta di pellegrinaggio, intorno al quale si svilupparono successivamente varie strutture per facilitare la vita ai viaggiatori. Strutture varie, strutture che nell'arco delle decadi si trasformarono nella cittadina che oggi conoscete. Come vedete, la storia di Fatumastra è totalmente slegata dai nostri protagonisti e la loro avventura, almeno apparentemente. Ecco, la città segue una coerenza tutta sua, dettata dalla logica e dalla storia dell'ambientazione. Ogni personaggio che vedete a Fatumastra ha un suo background. Cagliano è il prete della chiesa, ma ha un passato molto pesante da nascondere. Il vice sceriffo e lo sceriffo hanno modi di vedere le cose diversi. L'alchimista ha una figlia con il carattere opposto al suo. Ognuno di loro, ogni singolo abitante della vostra città, è un PNG, un personaggio non giocante. Qualcuno con una routine, degli obiettivi, una storia, una famiglia, dei dissapori. E chissà che molti di questi non possono anche dare una missione ai vostri giocatori. Perché ogni giocatore, ogni avventura, ogni singolo tiro di dado ci regalano una nuova esperienza e ci permettono di essere ogni giorno dei migliori narratori delle nostre storie e dei migliori master nei nostri universi. Questo era Dungeon Masters of the Universe. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Indale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni.